Siamo entrati dentro il lago di Petrafitta, una struttura FIPSAS gestita dalla federazione, famosa per le sue carpe e i suoi bass. Qua è stato catturato il record italiano omologato durante la competizione, più di 3,4 kg, una competizione di Belly Boot. Si tratta di una ex miniera di lignite allagata in prossimità della centrale elettrica di Petrafitta. Questo invaso ha una struttura molto regolare, arriva a una profondità di 15 metri ed è quasi interamente circondato da gradoni costituiti da gabbioni di sassi retti da reti metalliche. È un invaso ricco di diverse specie ittiche, a noi interessa il black bass, oggi lo pescheremo da riva, ed è particolarmente interessante perché la taglia media è piuttosto alta. Io non ci ho mai pescato e ho fatto delle ricerche con Google per individuare i tratti più interessanti. Ho trovato alcuni manufatti, una presa d'acqua, diverse insenature dove si interrompono i gabbioni e cercherò di pescare il bass che, come tutti i predatori, ama le discontinuità. In una struttura così regolare, perché comunque non ci sono quasi strutture in acqua, andremo a cercare le discontinuità, quindi i gradoni, i muretti e i manufatti e i pochissimi alberi che sono in prossimità della riva. Ci concentreremo quindi nelle zone sassose e nelle zone d'ombra, dove il bass dovrebbe essere in caccia soprattutto di gamberi. Nella fase iniziale della giornata abbiamo battuto spot compresi nelle prime piazzole dalla 7, 8 fino alla 12. I pesci erano spesso sospesi sui gabbioni o sui massi antistanti i gabbioni o tra le due file di gabbioni vicino a riva, quindi l'acqua era di profondità a volte inferiore al metro e anche al mezzo metro. Ho cominciato con la fattada, capace di lanciare esche leggere ma con una bella schiena, quindi capace anche di gestire pesci importanti, con un fluorocarbon dello 0,23 per evitare di rompere alla prima sfuriata del pesce sul gabbione. I primi pesci sono arrivati con il grubi montato sulla jighead. Andiamo. Sto provando a pescare le punte di questi gabbioni, perché sulle punte non c'è rete, ci sono dei massi appoggiati, e sperando che sui massi ci siano appoggiati dei pesci in caccia, li sto sondando con il jig up. Ecco. Jig up e left tail bug. In alternativa al jig up, perché non tutti i pesci erano in caccia sui gamberi, ho usato i jerk. Ho usato lo snake e il dogo, e soprattutto il dogo
ha dato ottimi risultati. Lo snake lo usavo sui pesci più apatici e questi li montavo sulla Calida Premium Reaction Bait. Ora l'ho preso. Un altro pesce di chilo abbondante. Big di pietra fitta. Ciao bello. Abbiamo una situazione dello spot, questo scalino fatto di rete metallica piena di sassi, di gabbioni, che sembra una situazione semplice per pescare a vista, ma pescando finesse si rischia, vista anche la mole dei pesci, che sono pesci dai 700-800 grammi chilo fino al chilo e mezzo, quelli che abbiamo visto finora, si rischia di rompere la lenza e lasciare l'esca in bocca al pesce. Quindi cercherò di utilizzare una canna più potente con un filo di diametro maggiore con un'esca leggera. Eccolo! Left tail worm ha premiato. Ho montato l'alcheva con un left tail worm 4.8 spiombato e sono arrivati ottimi risultati, perché avevo in bobina uno 0.32, un calibro di rottura molto molto importante, che mi permetteva di gestire al meglio pesci dal chilo e mezzo in su. E altro bel pesce, mi ha anche rotto il left tail worm, ma pazienza, penso ne sia valsa la pena. Che potenza! Visto che è più furbo, questo era furbo, voleva limitare, che madonna, mi tira anche dentro, è indiavolato. Left tail bug su G-Gap, un altro bel pesce, questo meritatissimo, vieni bello.
lo devo forzare per... Ah, finesse, un bel pesce. Questo è uno dei big di oggi. Qui si rasentano i 2 chili. Preso a finesse. Non so come ho fatto a reggerlo, perché aveva una potenza inaudita, ha mangiato a uochi sul grubi. Ho usato la pattada, una canna un pochino più potente con un fluorocarbon dello 0,23 per riuscire a poter forzare il pesce, perché altrimenti non sarei riuscito a tirarlo via dal gabbione. In un punto preciso della giornata, verso le 14, si è annuvolato il cielo, perché oggi comunque era una giornata di tempo variabile, e si è alzato il vento. In questo frangente, quando era prima di tutto impossibile pescare a vista e poi ovviamente l'attività del pesce di taglia era aumentata ulteriormente, ho provato a montare lo spinnerbait. Montato lo spinnerbait sempre sull'alcheva, mettendo lo spinnerbait vicino ai gabbioni e vicino ai massi, ho snidato un pesce veramente importante, un pesce over 2 kg che ha mangiato e ha combattuto veramente in maniera furiosa. Questo è un bel pesce, questo è veramente un bel pesce. Anfibio spinnerbait, questo è un pesce di taglia importante, addirittura ha un altro amo in bocca. Un altro pesce di quasi 1,5 kg preso con l'R Snake, questa volta jighead, non a uochi ma a jighead innescato con innesco dritto. Questi pesci hanno una potenza inaudita e si stanno attivando perché si è alzato un po' di vento. Un altro bel pesce con il R Snake. Ci siamo spostati nella zona della presa d'acqua dal canale Nestore e anche lì il jig up con il left tail bug montato sulla cigara ha dato ottimi frutti, perché è uscito un altro pesce molto importante. Oh! Un altro bel pesce con jig up e left tail bug, pescando
sulla murata dell'entrata del canale Nestore, un canale artificiale che costeggia il lago. Nell'ultima fase della giornata abbiamo usato l'auto per raggiungere il lato opposto del lago, intorno alle piazzole 44, 45, 46, 47, e in questa parte, che ha sempre il gabbione ma è molto più profonda di quella in cui abbiamo pescato, almeno nella parte vicina a riva, il G-Gap ha fatto veramente la differenza con il left tail bug Okita. Partiamo un missile. Eccolo! No! L'ha lasciato alla velocità della luce. Oh! Che mangiata! Spero che questa giornata di pesca al lago di Pietrafitta, pescando il bass da terra in acque gestite dalla FIPSAS ma di fatto accessibili a tutti, vi sia piaciuto. Spero che veniate qua a Pietrafitta a provare anche voi l'emozione dei suoi fortissimi bass. E nel salutare tutti i telespettatori di Italian Fishing TV, ringrazio la FIPSAS della Regione Umbria, ringrazio i volontari che non solo ci hanno permesso di venire qua a pescare oggi, ma ogni giorno si prodigano per gestire questo gioiello, rendendolo accessibile a tutti. Una realtà veramente importante per il bass fishing italiano, perché pesci così numerosi e così in salute sono veramente rari.